video di un minuto come bloccare un intervallo con password. Bene ragazzi, da questa base dati qua io ho un intervallo che vorrei bloccare perché all'interno di questo intervallo qua ci sono delle formule e vorrei appunto che nessuno le vedesse o che nessuno gli mettesse mano. Quindi voglio bloccare assolutamente questo intervallo qua. Come faccio a bloccarlo? Bene, come prima cosa vado a cliccare qua all'angolo di Excel, vedete che mi seleziona tutte quante le celle e con il mouse destro vado a cliccare formato cella. Vado a scegliere la scheda protezione. Vedete che qua tutte le celle sono tutte bloccate. Togliendo il flag, in questo momento qua sono tutte sbloccate. Però adesso devo fare l'operazione inversa: devo andare a bloccare questo intervallo qua. Quindi lo seleziono con il mouse destro. Stesso discorso di prima. Formato cell però andiamo a, a bloccare, ecco in questo caso qua blocchiamo solamente questo intervallo selezionato, do l'ok, ok. a questo punto andiamo nella scheda qua in alto revisione dove è scritto proteggi foglio, praticamente mi preoccupo di selezionare questa selezione cell celle bloccato e mettiamo la password 123 invio 123 invio, da questo momento qua sono tutte sbloccate all'infuori di queste.